mio avviso ha fatto un'ottima gara, tranne 15 minuti nel primo tempo dove abbiamo concesso tanto per errori nostri, anche di lettura, anche di giocate facili, però la squadra ha reagito molto bene. Il secondo tempo abbiamo rischiato, oltre all'ultima azione, potevamo prendere gol, abbiamo rischiato poco, abbiamo creato, potevamo essere più incisivi sotto porta, però sono contento della prestazione, non era facile venire a Spezia e fare una prestazione a viso aperto. Ha cambiato un po' la formazione rispetto a domenica scorsa, mister, ha rimbocciato un po' il centrocampo, qualche uomo l'ha fatto riposare, cioè sapeva che comunque questa era una partita difficile, anche perché lo Spezia sicuramente non è la squadra che rispecchia la classifica. Sì, questo sicuramente, lo Spezia non è partito sicuramente benissimo, però è una squadra con valori diversi rispetto alla classifica. Quando dico la classifica in questo momento non conta, è perché i valori della squadra ancora è troppo presto, verranno fuori più là, perché alla fine siamo alla 10ª partita, ancora è troppo presto. Per quanto riguarda la formazione, io poi nel calcio si parla sempre di rose ampie, di giocatori tutti sullo stesso livello, giocatori tutti importanti, però poi alla fine se fa giocare sempre gli stessi sono solo parole. Io invece continuo a dire che secondo me la mia squadra ha doppioni in tutti i reparti, dove in tutti i reparti posso scegliere, quando in questo momento abbiamo una rosa quasi al completo posso scegliere con tranquillità, al di là di delle scelte che farò e che faccio partita dopo partita, so che posso contare su tutti. Ho deciso di cambiare 5 elementi per mettere un po' di gente un po' più fresca, gente un po' più di gamba, ma abbiamo fatto, ripeto, a mio avviso bene, molto bene, soprattutto chi è subentrato. Mi serve un buon punto alla luce anche della classifica, anche perché le ultime due volte che eravamo venuti qui di gol ne avevamo presi 9, ne avevamo segnati uno, per cui interrompiamo anche questa brutta tradizione. Però al di là di questo, voglio dire, oggi c'è stato un reparto che le è piaciuto di più rispetto ad altri, perché al di là della prestazione, soprattutto nella zona difensiva, forse, l'ho detto anche prima lei, abbiamo concesso qualcosa di troppo. Ma quello abbiamo concesso in fase di costruzione, abbiamo sbagliato passaggi facili e semplici, ma per quanto riguarda, non parlo mai di reparto, parlo di squadra, perché un reparto da solo non fa né bene né male, e quando si fa bene, fa bene tutta la squadra, quando fa male tutti i reparti, tutta la squadra. Quindi noi lavoriamo sempre da squadra e sono contento della prestazione fatta. Io continuo a dire che la classifica per me non conta, conta partita dopo partita. Non guardo la classifica, vedo che la squadra cresce partita dopo partita. Abbiamo ancora margini di miglioramento notevoli, bisogna cancellare soprattutto e limare gli errori. Però solo questo con il lavoro, con il passare delle partite, solo così e soprattutto durante l'allenamento dobbiamo crescere e la squadra è predisposta per lavorare per crescere. Mi avete fatto dei primi 20 minuti molto bene, coraggiosamente, poi vi siete diviniti o poi avuto più la Spezia? No, a mio avviso, come ho detto prima, abbiamo concesso delle azioni pericolose allo Spezia per errori nostri, poi è normale che lo Spezia giochi in casa, una squadra forte, che ha voglia di fare bene. Noi i primi 20-25 minuti molto molto bene, dopo la prima azione pericolosa dello Spezia abbiamo avuto, no paura, però abbiamo smesso di giocare. Questa squadra, lo continuo a dire ai ragazzi, non è una squadra capace di giocare sulle seconde palle, capace di giocare su palla lunga. A me piace vedere la squadra che gioca, cerca di giocare anche sbagliando. Purtroppo oggi, dopo il primo errore, abbiamo avuto, non abbiamo continuato per come sa fare la squadra, come ha fatto anche il secondo tempo. Noi dobbiamo continuare su questo, poi è anche vero che dall'altra parte c'è una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, a prescindere dagli errori nostri, è stato anche bravo lo Spezia a metterci in difficoltà.